Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Municipio X. Però, come sempre, prima di scoprire il nostro ospite, guardiamo il sommario della puntata. Oggi, insieme al nostro presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati, nuovamente con noi, parleremo dell'area Chiaravalle, Vaiano Valle, dello scalo di Porta Romana e poi ancora le nostre voci da marciapiede con il Comitato per la protezione del territorio dell'ambiente della zona 5. Adesso do il buonasera a lei, Presidente, grazie per essere qui di nuovo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Anche perché adesso è pronto per un nuovo quiz, no? Dobbiamo provare Ah, sì, questa ho volta a sbagliato vedere. l'altra volta, questa volta spero Però è di. stato gentile, l'altra volta ha dato un tono di umanità al nostro quiz, che di solito è molto difficile, crudele. Vediamo un po' la domanda che le poniamo oggi con la grafica. Quale di queste torri non si trova nel territorio del Municipio 5? Giocate anche voi da casa. A. Torre Malossi, B. Torre di Via Don Rodrigo e C. Torre Antonini. Direi Torre Malossi. Vediamo se la risposta è esatta. Direi proprio di sì, oggi possiamo andare tranquilli. Tra l'altro, Meno male l'ho scampata stavolta. torre di nostra invenzione, per chi se lo stesse chiedendo. Ora lascio subito la parola a lei perché abbiamo appunto il tema dell'area Chiaravalle, Vaiano Valle da toccare. Sì, allora, innanzitutto ci tengo a dire che trattiamo oggi dei temi che sono stati oggetti recentemente anche di delibere e di atti del municipio, per cui parliamo di un percorso che per quanto ci riguarda è in essere. La prima cosa da ricordare, ci tengo molto, che stiamo parlando di un'area che vede nell'ambito di Chiaravalle, la sua abbazia, e proprio quest'anno si diciamo festeggiano gli 800 anni della sua dedicazione, per cui è anche un anno importante per quel contesto, oltre a quello che è l'importanza complessivamente del borgo e di tutto quel contesto. Nello specifico stiamo parlando appunto comunque di un'area che partendo da Chiaravalle e entrando nella città, nella sua via Vaiano Valle, presenta tutta una serie di criticità legati alla mobilità, legati all'abbandono di rifiuti, alla presenza di un campo rom e di alcune criticità connesse appunto alla percorrenza e diciamo anche alla vivibilità, perché comunque sulla via insistono se non tantissimi però residenti che hanno lì la casa e per cui da tanti anni chiedono la possibilità loro, ma anche tutto il contesto diciamo cittadino, perché poi è un ambito molto frequentato sia per la presenza appunto di questo grande parco e comunque di un contesto anche ambientale molto importante e significativo. Nel 2019 avevano iniziato un iter per diciamo rendere ciclabile quella via, la via Vaiano Valle, cosa che si è attuata dall'anno scorso, adesso stanno facendo degli interventi di sistemazione per renderla diciamo più stabile. Spiace che nelle nostre indicazioni c'è la presenza di telecamere che al momento non sono programmate. Questo perché? Perché era un percorso iniziale in cui andare a in qualche modo a porre una maggiore attenzione su quella via e soprattutto sulla frequentazione di quella via, cosa che peraltro sta avendo molto successo nella chiusura durante il weekend. Adesso si è posto il problema in termini di viabilità perché ci è stato richiesto un parere di rendere senso unico quella via lì e si entra in un'altra complessità che noi abbiamo guardato dentro questo progetto di riqualificazione di quell'area, permettendo in qualche modo a tutti di poter beneficiare insomma, degli interventi che si vanno man mano programmando. Abbiamo detto di no a questo senso unico, innanzitutto perché vorremmo che si prendesse seriamente un progetto di raddoppio di un'arteria di collegamento tra la via Ripamonti e Chiaravalle, che è la via Sant'Arialdo, che permetterebbe una mobilità, oltre che privata, di trasporto pubblico, che facilita insomma, un po' anche il movimento delle persone. E questo permetterebbe di fare ulteriori ragionamenti proprio sulla Vaiano Valle per renderla meno diciamo aggredibile anche da un fenomeno che è in tutta la città, ma lì non si sottrae, che è l'abbandono di rifiuti di ogni tipo e di ogni genere.
Questo permetterebbe appunto di cominciare magari a fare anche ragionamenti, di non minimizzare gli interventi, c'è cioè un senso unico buttato lì, ma anche di fare ragionamenti per esempio della chiusura della via, perché permetterebbe una mobilità molto più articolata, della permeabilità tra alcune zone che sono importanti, e per cui quello che ci piacerebbe è fare un discorso ampio e non a, diciamo, step che non hanno una visione complessiva. Poi c'è il tema, e concludo su questo aspetto, legato al campo Rom. Allora, io non ho mai, diciamo, posto attenzione diciamo, in maniera pregiudiziale su etnie e quant'altro. L'oggettivo che è quello, e mi fa piacere che oggi credo tutti se ne siano resi conto, è oggettivo che è un problema la permanenza lì, in quel contesto, in quelle condizioni, per cui un altro degli elementi che bisognerà, peraltro ci sono anche degli atti che in qualche modo invitano a questo, a procedere al fatto che quell'area lì sia liberata e ci sia la possibilità anche in quel contesto di una riqualificazione. Tutto questo riteniamo che ad oggi i tempi sono, per noi sarebbero maturi, perché è un percorso che è stato lungo, su alcuni aspetti si è cominciato, su altri non c'è più tempo da perdere, bisogna iniziare, soprattutto conoscendo i percorsi burocratici e amministrativi, che non è che se è l'idea oggi, domani certo, è realizzata, per cui mai si parte e mai si arriverà ad avere appunto la possibilità in qualche modo di sistemare tutto quel contesto. Anche perché appunto noi lasciamo la parola a lei, perché soprattutto in un tema come questo l'idea è proprio questa di dare voce appunto al municipio in sé, in modo che i cittadini possano avere un'idea concreta di quelle che sono poi anche le idee dietro, insomma, i progetti, che talvolta portare a termine non è così facile perché dal di fuori non si ha una competenza totale della, no, della causa. Io vi ringrazio anche perché mi permette in qualche modo di non contrappormi magari politicamente a idee diverse, ma di dare ragioni, di scelte, e soprattutto di cercare di far capire ai cittadini che c'è tutta la volontà di affrontare i problemi e cercare di risolverli, ma non prendendoli a pezzettini. Certo. Soprattutto in quei contesti lì bisogna in qualche modo ragionarli nel complesso, su un obiettivo che poi peraltro anche politicamente credo che sia ampiamente condiviso, cioè dare fruibilità e vivibilità a quell'area lì per il bene di tutti i cittadini. Sì, l'idea è che il territorio è uno e i cittadini sono, insomma, è di tutti, ecco, quel territorio, indipendentemente dall'idea, insomma, che vi può stare, politica o meno, cioè l'importante è che sia compreso dai cittadini, che appunto a volte per un bene comune bisogna un po' cercare la giusta via. Adesso abbiamo parlato dell'area di Chiaravalle, che sicuramente in realtà è molto nota agli studenti di architettura, che spesso sono invitati dai professori a fare dei sopralluoghi o anche studenti d'arte. E allora la sottopongo alla nostra top 5, questa volta però è piacevole, non è un quiz così crudele come il nostro, ma per scoprire un po' e conoscere un po' meglio a questa volta i nostri studenti milanesi. Allora mandiamo la grafica per guardare insieme qual è il tema di oggi. Le caratteristiche che un vero universitario milanese deve avere. Abbiamo fatto un'indagine con tutti i nostri universitari. Guardiamo subito la posizione numero 5. Mago delle fotocopie. Ebbene, questa c'è chi potrebbe dissentire, però le fotocopie sono molto utili. Alla posizione numero 4, la tessera ATM. Questa sì, anche perché adesso è, insomma, l'età per essere studente è anche maggiore, si può arrivare fino a 27 anni se non sbaglio, sì. Quindi tutti ne possono usufruire. Alla posizione numero 3, l'immancabile schiscetta per mangiare nei cortili della statale. Saliamo alla numero 2, l'aperitivo post lezioni, e perché no, torneranno presto. Ma alla numero 1, la cosa più importante, la pazienza, anche perché tra l'altro ragazzi ultimamente, vedendo i comitati degli studenti, alcuni vogliono più sessioni per dargli esami, i professori rispondono che non sono così importanti, che anzi le poche sessioni aiutano l'organizzazione. È una disputa aperta, non sappiamo chi l'avrà vinta. Questo credo che la pazienza, oltre che a loro, ce la stiamo mettendo un po' tutti, soprattutto in questo contesto. E nel mondo universitario, come peraltro nella scuola in questo periodo, siamo veramente
auspicando la possibilità di una vera e continuativa ripresa in presenza, perché credo che in questo contesto qui la sofferenza di tanti ragazzi in questo senso è impressionante, oltre al fatto che poi credo che anche l'apprendimento abbia delle condizioni più favorevoli. Io lo dico come battuta, ho uno dei miei 4 figli, 2 sono sposati, uno sta facendo l'università, e la cosa che diciamo divertente, ma che è un segnale, gli ho visto fare scienze motorie, gli ho visto fare l'esame di nuoto via computer. Potrebbe darci un po' di ripetizioni in merito, anche per chi ha paura un po' dell'acqua, potrebbe essere un'alternativa per il futuro. Esattamente, per cui insomma bisogna tornare in presenza il più velocemente possibile. Sì, anche perché appunto a volte uno si abitua un po' anche alla distanza per necessità, insomma non ci sono alternative, però come dicevamo l'università, così come la scuola, è un universo a sé, vuol dire creare contatti, imparare a relazionarsi con gli altri in un'ottica diversa da quello che è l'incontro con gli schermi, per cui speriamo di tornare a fare aperitivo e fotocopie insieme, insomma. Esattamente. Allora, adesso abbiamo un altro tema importante, in realtà lasciamo gli studenti universitari perché dobbiamo parlare dello scalo di Porta Romana, ma del master plan direi soprattutto. Esattamente, sì, diciamo che li lasciamo, ma non li lasciamo perché in uno dei passaggi sono anche loro ricompresi. Allora, questo master plan, per fare una sinteticissima cronistoria, nasce da molto lontano, cioè sul tema degli scali e di quello che è diciamo la matrice di tutti gli sviluppi che su questi ambiti si è potuto e si sta facendo, che è il famoso accordo di programma. Io ricordo che se ne cominciò già a parlare ancora in era di Giunta Albertini e poi man mano in tutti questi anni si è sviluppato fino alla definizione di un accordo sottoscritto da tutte le parti, sia gli enti pubblici che diciamo FS, RFI e quant'altro. Dico questo perché dentro anche la controversia legata a questo accordo, i possibili sviluppi che anche oggi in qualche modo possono essere evidenziati, da quello che ricordo comunque a tutti è un master plan, cioè per cui è una visione iniziale che non entra nello specifico e nel dettaglio di tantissimi aspetti. Dicevo che rispetto a questo percorso qui c'è un punto che secondo me è in qualche modo dirimente su tante questioni e che pone diciamo la base di partenza di ogni ragionamento, che è il tema della permanenza della ferrovia. Io credo che tutti siano d'accordo nella prospettiva che questa diventi una circle line, cioè un ulteriore mezzo di trasporto pubblico circolare per la città, e credo che su questo punto qui non ci siano contrapposizioni da parte di nessuno. È evidente che il permanere di quell'infrastruttura determina poi anche tutto lo sviluppo di quello che può essere il futuro di quell'ambito lì dello scalo romano, che peraltro ha avuto un'accelerazione, come tutti sappiamo, legato alle Olimpiadi. E dico questo perché dentro tutte le osservazioni che sono state fatte, per cui interiamo quella cosa lì, tecnicamente si può, non si può e quant'altro, gira tutto, se volete, anche un po' tutte le considerazioni legate a quelle che è il master plan per come è stato presentato, e che ricordo a tutti, dopo un percorso di partecipazione che ha visto nei primi 15 giorni di aprile la città esprimersi con tutta una serie di appuntamenti, siamo in questa fase entro fine mese della rimodulazione del master plan, che poi verrà presentato in forma definitiva, anche accogliendo quelle che sono state le osservazioni di tutti i cittadini, comitati, associazioni, tra cui anche come municipio abbiamo sia fatto una commissione aperta, molto partecipata, da più di 150 cittadini, e da una delibera che abbiamo in qualche modo voluto portare in consiglio come ulteriore contributo. Un contributo che evidentemente non entra in questa fase nel dettaglio specifico di altezze, di edifici e quant'altro, richiamiamo sicuramente a un atto
condiviso o non condiviso, dobbiamo fare i conti con la realtà che c'è, che è un accordo di programma che definisce delle percentuali di verde, delle percentuali di volumetrie e quant'altro. Rispetto a quest'atto abbiamo dato alcune indicazioni per cui la valorizzazione del verde il più possibile rispettando gli accordi ma cercando di ampliarlo. Il tema dell'interramento abbiamo evidenziato la preoccupazione legata al tema del rumore e comunque della permeabilità nord-sud dello scalo e abbiamo evidenziato il tema dell'acqua come tema portante di quel contesto dove storicamente c'erano fontanili e quant'altro. E abbiamo evidenziato un altro tema che è un intervento vicino, che è quello di A2A, che costruirà una torre di 145 metri circa, e per cui abbiamo sollecitato affinché da adesso i due progetti devono, oltre che a guardarsi, devono cominciare a parlarsi seriamente per capire quali infrastrutture, che modalità di connessione con la città si possono creare soprattutto verso il centro e quant'altro. Per cui abbiamo attivato questo percorso che è evidentemente un percorso di dettaglio che vuole, lo ha scritto anche perché diciamo dal Masterplan sono state recepite tutta una serie di osservazioni che noi già facciamo nel 2017, per cui il mantenimento di alcuni fabbricati industriali importanti, il tema della permeabilità, il tema del verde e quant'altro. Dicevo, siamo in questa fase in cui esprimiamo tutta la volontà di proseguire in questo percorso per vedere poi anche nel dettaglio i dettagli per dare il nostro contributo, perché evidentemente deve essere un progetto che non guarda al suo interno ma guarda la città, per cui non può essere un progetto racchiuso in termini di bellezza nel comparto scalo romano, ma deve essere bello anche visto da fuori e fruito da fuori. Per cui appunto questa volontà qui che ci permetterà anche nelle fasi successive di capire quali servizi si possono insediare lì, perché lo sguardo che noi dobbiamo avere adesso tutti i cittadini, i comitati, tanti mettono sullo scalo il loro desiderato, vorrei che ci fosse questo, questo e quest'altro, che va benissimo, che serve, ma che serve anche ad avere uno sguardo più ampio, perché per esempio in quel contesto c'è uno sviluppo, un altro grosso sviluppo che è Symbiosis, c'è l'ex consorzio agrario, c'è Smart City Lab, tutti contesti che stanno sviluppando anche servizi, per cui è opportuno fare dei ragionamenti che non tutto va nello scalo romano, ma certe cose possono essere anche o sono già collocate anche in altri ambiti. Chiudo veramente sul tema che dicevo all'inizio, il tema degli universitari. La previsione di trasformazione degli edifici che ospiteranno gli atleti è quella di residenze universitarie. Allora, io non ho nulla contro gli universitari, peraltro in zona noi abbiamo il consorzio agrario che verrà uno studentato, via Colmoschin che verrà uno studentato, Boccone che ha sviluppato degli studentati. L'osservazione che noi facciamo nella nostra delibera è: attenzione, vogliamo fare dei ragionamenti seri e approfonditi sul tema dell'abitare nel suo complesso, perché anche quel contesto lì non diventi, diciamo, un contesto esclusivo che solamente certe fasce di popolazione possono permettersi, ma crei veramente un mix abitativo che permetta anche al contesto sociale diciamo, che c'è all'interno e nelle vicinanze appunto di dare dei benefici a tutti, per cui la nostra non è una contrapposizione agli studentati, la nostra è una posizione che dice facciamo dei ragionamenti seri per quello che veramente serve alla città tutta, perché è evidente che questo intervento non è esclusivo del Municipio 5 ma di tutta la città, ma direi anche oltre, sì, in termini di città metropolitana e quant'altro, ma che ha un impatto territoriale molto forte, per cui vorremmo anche dire la nostra sul tema dell'abitare. Certo, anzi un tema molto centrale, molto importante, e anzi concludiamo questa cosa che purtroppo l'hai toccata perché è un tema molto molto esteso, direi molto anche difficile da trattare con precisione, però con un punto sicuramente di riflessione molto importante. E anzi la ringrazio prima di passare alla nostra voce da marciapiede, perché riesce sempre a esporre in maniera onesta, sincera e chiara i punti insomma che i cittadini sicuramente interessano, per cui grazie. Però adesso dobbiamo guardare insieme il video del nostro comitato difesa ambiente zona 5, così vediamo che domanda le pongono e se sarà difficile oppure no.
sono Anna Stefanelli del Comitato Difesa Ambiente Zona 5, che ha aderito alla rete della città metropolitana dei Comitati di Milano. Volevo porre al Presidente Bramati, che saluto, alcune domande. In particolare, per quanto riguarda il Parco Ticinello, volevamo sapere come Comitato se avete mosso dei passi per lo spegnimento delle luci all'interno del parco, perché purtroppo da quando sono state accese a metà novembre stiamo assistendo continuamente a bivacchi, barbecue, ingresso di macchine e mezzi motorizzati a tutte le ore del giorno e della notte fin dentro i sentieri tra i campi, che è una roba proprio impossibile. Le foto di questo che le sto dicendo le abbiamo stampate e le abbiamo inserite insieme alla petizione Salviamo il Parco Ticinello e il Parco delle Lucciole, che ha raccolto quasi 29.000 firme. Questo pacco l'abbiamo consegnato al sindaco di Milano, e giusto per dimostrare le storture che si sono verificate all'interno del parco. E richiediamo quindi, oltre allo spegnimento delle luci, anche un'adeguata cartellonistica con i divieti, appunto, di bivacco, barbecue, ingresso con i mezzi motorizzati, deposito di immondizie dappertutto. Oltre ai cartelli, comunque, ci piacerebbe che ci fossero anche delle sbarre a tutti gli ingressi del parco per impedire l'ingresso dei mezzi a motore, in maniera tale che anche visivamente non è possibile inoltrarsi dentro al parco. Il parco è un parco molto importante, va salvaguardata la biodiversità e anche la avifauna che vi è presente. Un'altra domanda che le vorrei fare riguarda invece la questione del distributore Kuwait. Come lei sa, avevamo vinto in primo grado contro Kuwait e Comune, adesso il nostro ricorso pende davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo l'assessore Granelli ci ha convocato insieme alla Kuwait e ci ha proposto metano e elettrico al posto di benzina e diesel. A parte che metano è a una distanza di sì e no 100 metri, 200 metri, ma noi, siccome già viviamo in uno stradone di 12 corsie con un traffico esagerato, vorremmo evitare un ulteriore aggravamento della permanenza delle macchine sotto ai nostri condomini, e quindi saremmo dell'idea di voler far lasciare a verde la zona dove dovrebbe sorgere questo fantomatico distributore. A questo riguardo le volevamo chiedere se come consiglio di zona volete appoggiare questa nostra richiesta al comune, che abbiamo già esplicitato comunque all'assessore Granelli. La ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie alle nostre voci dal marciapiede, adesso la risposta, Presidente, tutta sua. Bene, innanzitutto saluto la signora Anna e suo tramite anche tutti i componenti del comitato che rappresenta e le associazioni che in questo periodo sono, diciamo, molto attive anche su questo tema. Normalmente su temi ambientali abbiamo condiviso anche molti passaggi, su questo tema specifico che lei cita mi prendo un filo di tempo per non dare una risposta secca e contestualizzarla. Vada, perché tutto suo. Velocissimamente il tema dello sviluppo in termini di riqualificazione del Parco del Ticinello ha origine circa nel 2012, in cui è stato presentato un primo progetto, allora come oggi era l'assessore Maran al verde, un progetto previsto a lotti. Lotto 1, che è stato realizzato con dei percorsi, con la creazione di orti, di un'area didattica, del tema dell'illuminazione che cita e quant'altro. E adesso noi come municipio abbiamo già approvato da tempo il lotto 2, che prosegue in qualche modo interventi sempre nell'ambito del Parco del Ticinello, su cui si è posta tutta una serie di questioni che in qualche modo abbiamo cercato di recepire anche nella nostra delibera di approvazione. Il tema dell'illuminazione, del calcestre, c'è un tema di abbattimento di alberi dettata prevalentemente
da questioni tecniche che i progettisti hanno sollevato in un numero indicato, ma che poi è anche possibile che sia molto inferiore. Dico tutto questo innanzitutto per dire alla signora Anna che in questo periodo non abbiamo avuto modo di confrontarci ulteriormente su questo, è che io confermo la deliberazione che noi abbiamo assunto, cioè un parere positivo di quel progetto che deve svilupparsi, certamente con quelle accortezze, però siccome il Comitato sta mettendo in discussione e in contrapposizione due questioni, una la riqualificazione del parco e l'altra la ristrutturazione di una cascina che è all'interno del parco, che è la cascina Campazzino, cioè come a dire, non spendiamo i soldi sulla riqualificazione del parco e ristrutturiamo la cascina, io dico andiamo avanti con la riqualificazione dell'8-2, con tutte le accortezze che tecnicamente si possono mettere in campo, ma senza, dal mio punto di vista, snaturare quel progetto, che peraltro parte di quelli del Comitato avevano già visto già nel 2012 sull'8-1 e quant'altro, no? Per cui era, diciamo, un progetto già conosciuto da molto tempo. E andiamo avanti su quello, e io anche recentemente in un articolo, in un'intervista al Corriere, ho dichiarato che totalmente disponibile, e lo faremo nella prossima delibera sul PTO, siccome c'è un processo che non si capisce a che cosa porterà, di mettere delle risorse nel PTO per la riqualificazione della cascina Campazzino. Per cui per me le due cose viaggiano e in un certo senso vanno insieme. Riqualifichiamo il parco, sistemiamo il parco con i progetti che sono stati presentati, seppur in parte possibilmente anche rivisti, e dall'altro abbiamo un fronte legato alla cascina, che se il percorso che è stato iniziato dall'amministrazione non dovesse portare a nulla, già ci siano risorse per riqualificare quell'ambito. Illuminazione, che è la domanda vera, sicuramente siamo sensibili, noi come sapete siamo in fase di affidamento dell'area didattica, gli uffici, come sa la signora Anna, erano già pronti, perché lì c'è un problema anche di connessione con la prefettura, essendo illuminazione pubblica. Siamo in attesa dell'affidamento dell'area, su cui abbiamo già un accordo con chi ha partecipato e ha vinto il bando, e lo stiamo definendo nella convenzione, la possibilità che l'illuminazione dell'8-1, cioè della parte che è stata indicata, verrà gestita dall'associazione con indicazioni sue legate agli orari di spegnimento, che presupporranno la possibilità, come richiesto, che di notte siano tutte spente le luci che sono state installate. Per cui, per quanto mi riguarda, l'iter va avanti e le soluzioni ci sono in atto, ci sono dei tempi amministrativi che stiamo cercando di sollecitare che si accorcino, però diciamo che siamo, per quanto mi riguarda, in dirittura d'arrivo sul tema illuminazione. L'altro tema, molto più velocemente, sull'altro tema, che è il famoso distributore della Kuwait, innanzitutto io la ringrazio perché mi dà un'informazione, come si sa ormai i rapporti con l'assessore Granelli, siccome non sono dei più idilliaci, queste informazioni non ne abbiamo, mi permetta questa piccola nota polemica, perché per cui apprendo adesso di questa interlocuzione. Noi sin dall'inizio abbiamo sempre dichiarato che nel rispetto dei diritti e delle possibilità, avremmo sempre sostenuto il Comitato, lo abbiamo fatto in fase di presentazione di questo ricorso, pur rispettando il lavoro degli uffici, che sembrava essere, a dichiarazione dell'assessore Granelli, tutto a posto, perché tutte le autorizzazioni erano state concesse. Adesso c'è questo stop, c'è questa interlocuzione. Io l'ultimo dato che sapevo era che la Kuwait stava discutendo con l'assessore, ma questo ormai molto tempo fa, con la possibilità di spostarlo. Adesso ritorna in campo di mettere elettrico e quant'altro in quel contesto lì. Secondo me, se c'è il desiderio e la possibilità che Kuwait trovi un altro posto in cui possa esercitare comunque un diritto che ha,
tutta la disponibilità a sostenere che quell'area lì diventi verde e fruibile per i cittadini di quel quartiere, di quel contesto. Bene, direi che abbiamo anche imparato una cosa, che lo scambio direttamente tra comitati e presidente può essere più che utile, allora, così per dare una nota positiva anche alle note possibilmente polemiche. No, ma assolutamente sì, io non è che sono geloso che qualcuno abbia altre informazioni, quando ce le scambiamo, se gli obiettivi sono comuni, arriviamo allora a centrare il punto. Devo purtroppo salutarla, però anzi mi complimento perché oggi era una giornata proprio piena, con temi importanti e lunghi da trattare, per cui mi auguro di vederla prossimamente e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutti quanti ci hanno ascoltato e ci ascoltano. Quindi saluto anche voi da casa, ricordatevi sempre martedì, giovedì alle 7.30 sulla nostra pagina Facebook e così via, per avere le informazioni direttamente dai presidenti dei nostri municipi. Grazie.